Tutti ragazzi e ragazze, allora avevo fatto il precedente video dicendovi che comunque vi facevo soltanto vedere come prendere le misure, ma alcune di voi mi hanno chiesto proprio, dice noi non sappiamo fare proprio il cerchio della calotta. Allora, oggi vi faccio vedere come realizzare questa parte, la prima parte del nostro cappello. Facciamo un passo per volta in modo tale che potete comunque imparare prima a fare i vari passaggi e poi assemblare il cappello in generale. Allora, adesso andiamo a preparare questa prima parte che è la calotta. Allora, per prima cosa io prendo il filo e l'uncinetto, abbiamo detto, quindi come vi ho detto, misure di filo, di uncinetto, quello che volete, e andiamo a creare l'anello magico. Che cos'è l'anello magico? Non è altro che questo l'inizio della nostra lavorazione. Allora, cosa dobbiamo fare? Prendiamo il filo, mettiamo questa codina sul davanti, giriamo il filo intrecciandolo in questa maniera e con l'uncinetto passiamo sopra le dita, agganciamo il filo, dopodiché prendiamo il nostro anello, il filo, come se dovessimo lavorare normalmente la catenella, e facciamo un punto per bloccare il lavoro. Questo primo punto non verrà preso in considerazione perché non è una maglia base, è soltanto l'ancoraggio del nostro anello magico. A questo punto andiamo a lavorare, quindi mettiamo la codina e il nostro anello fra le dita. E facciamo 10 maglie basse. Una, due, tre, quattro, cinque. 6, 10. Una volta che abbiamo fatto le nostre 10 maglie, prendiamo la codina, teniamo dritti i punti con l'altra mano. Aspetta, vi tolgo l'uncinetto così vedete meglio. Quindi lasciamo il filo in questa maniera, teniamo ben stretto il lavoro e tiriamo la nostra codina, vedete? E i punti si andranno a stringere a forma di anello, quindi se noi lo stringiamo di più verrà il buchino più piccolo, se vogliamo, a me ad esempio non dispiace anche il buco leggermente più grande. Rinfilo il mio uncinetto e faccio una maglia bassissima nella prima maglia della nostra lavorazione. Ed ecco chiuso il nostro cerchio. Il primo giro che andremo a realizzare sarà con le mezze maglie alte, quindi potete fare le mezze maglie alte come potete fare le maglie basse, dipende dalla lavorazione. Io il cappellino questo qui l'ho fatto con le mezze maglie alte, quindi ve lo ripropongo così. Faccio una catena, una catenella e prendo il filo, vado nel primo punto e lavoro in ogni punto del nostro cerchio, quindi su ogni maglia vado a fare un aumento, quindi in ogni maglia faccio due mezze maglie alte. Quindi che cosa avremo alla fine del giro, visto che queste sono 10 maglie, 10 maglie base, diverranno 20, ok? Quindi nel secondo punto andrò lo stesso a fare due mezze maglie alte. Una, due,
lo farò per tutto il giro. Allora, io ho deciso di fare 10 maglie. Ad esempio, su quest'altro cappello mi sembra che ne avevo fatte di meno, non mi ricordo. 6, 7, 8, 9, 10, no, anche qui. No, qui ne avevo fatte 6. 6, quindi diventavano 12, quindi facciamo 10 e diventano 20. Io proseguo e finisco il giro. A questo punto sono arrivata alla fine del lavoro. Allora, non vado a chiudere come al solito inserendo l'uncinetto della maglia e facendo la maglia bassissima, ma proseguirò come se stessi lavorando un cerchio continuo. Però che cosa devo fare? Allora, adesso io prendo il filo, mi inserisco qui nella prima maglia. Scusate, quando c'è la videocamera è un po' più complicato, eh? Allora, prendo il filo, faccio una prima maglia bassa, mezza maglia alta, scusatemi, reinserisco sempre nello stesso punto perché devo fare un aumento, e quindi faccio una seconda mezza maglia alta nello stesso punto. Prendo un segnapunti, che può essere fatto così o così, oppure potete prendere un attache, quello che volete, lo metto nel primo punto che ho fatto, in modo tale da capire quando finisce il giro, perché io non farò più il giro facendo la fermatura, quindi ovviamente non saprò quando arrivo alla fine. Adesso faccio un aumento come ho fatto adesso ed una mezza maglia alta nel punto successivo. Poi faccio un aumento, quindi due mezze maglie alte dentro la stessa maglia. Una mezza maglia alta nel punto successivo. Questo lo devo fare per tutto il giro. Allora, una cosa importante che vi voglio dire, quando si fa questa lavorazione, per poter contare bene i giri, per capire bene i giri, dobbiamo cercare di evitare di contare i primi due che abbiamo fatto. Perché? Perché solo qui abbiamo la maglia tra un aumento e l'altro, quindi possiamo calcolare che qui c'è il primo aumento, quindi per noi il primo giro è questo. Quindi quando andiamo a contare i giri, evitiamo di contare i primi due, perché non capiremo a che giro siamo arrivati. Cioè, per poter capire dove siete arrivati, dovete contare dal terzo giro, ok? Che per noi è il primo giro, perché qui ci saranno un aumento e una maglia. Nei giri dopo ci sarà un aumento e due maglie, un aumento e tre maglie. Solo così riuscite a capire se ad esempio lasciate il lavoro e lo riprendete, a che punto siete arrivati. Ok? Ora finisco questo primo giro e poi vediamo il giro successivo. Se avete fatto bene il vostro giro, l'ultima maglia che avete fatto prima del segnapunti deve essere una maglia singola e non un aumento, perché l'aumento l'abbiamo fatto all'inizio. Ora tolgo il marcapunti e nella maglia dove c'era il marcapunti vado a fare un altro aumento. Uno e due nella stessa maglia, quindi l'aumento si fanno due mezze maglie alte nella stessa maglia sottostante. Riprendo il marcapunti e lo metto nella prima maglia che ho fatto, ok? Così io so che qui finisce il giro. Adesso, se prima abbiamo fatto un aumento e una maglia a mezza maglia alta, adesso dobbiamo fare l'aumento che l'abbiamo fatto e due mezze maglie, e dobbiamo ripetere questo lavoro. Quindi faccio l'aumento, l'ho fatto, faccio una mezza maglia alta, un'altra mezza maglia alta nel punto successivo, nel punto quello dopo faccio due mezze maglie alte tutte e due dentro la stessa maglia, quindi c'è l'aumento, e così lo faccio per tutto il giro. Quindi aumento, due mezze maglie alte, un aumento, due mezze maglie alte, e dobbiamo finire con due
maglie, due mezze maglie alte, quindi qui alla fine ci dobbiamo ritrovare con quello. Se non vi trovate con quella maglia, significa che mentre che facevate il giro avete sbagliato da qualche parte. Quindi io faccio questo giro e poi Così. anche quest'altro giro. Allora, senza che adesso io vi faccio vedere tutti i passaggi, anche perché avete capito che il primo è un aumento e adesso abbiamo fatto due maglie, due mezze maglie. Sul prossimo giro dobbiamo fare l'aumento e 3, aumento e 4, fino ad arrivare, come abbiamo visto l'altro giorno nel video precedente, al diametro che noi dobbiamo realizzare. Ad esempio, questo era per 3-6 mesi. Io adesso ne voglio fare uno un pochino più grande, quindi dovrò realizzare la mia calotta di una misura ovviamente esatta per i mesi, quelli che vi ho detto. Allora, calcolando che mi sembra che io ho qua un foglio. Allora, per 3-6 mesi la circonferenza era 37. Invece per 6-9 mesi è 38, 38 diviso 3,14 dovrò fare trovare il diametro della mia calotta del cappellino. Una volta che sono arrivata a quel punto, mi fermo e vi faccio vedere. Ci fermiamo, diciamo, per questo video e vediamo poi nel video successivo come realizzare invece la parte questa dell'altezza.